Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Vi ricordate di Goku e Vegeta Free to Play? Bene, finalmente è possibile giocarli a 14 stelle. Li proveremo insieme, cosa che non ho ancora fatto, per vedere quanto siano effettivamente giocabili nel meta. Come terzo ci potete mettere letteralmente chiunque, da Vados a supportare, magari anche Jiren come leader, io andrò a giocare Goku Kaioken. Vi mostro gli equipaggiamenti e andiamo in PvP. Ok ragazzi, siamo contro God Key e oggi sono curioso di vedere come gira Goku Super Saiyan Blue di colore rosso. Questo perché l'ho affrontato davvero tante volte in questi giorni e devo dire che a 14 è fastidioso, soprattutto quando giochi Goku Ultra, visto che è uno dei pochi rossi che tanca parecchio bene in meta. Poi anche nel tier system come Futured, quindi le sue buff pure sulla difesa e sul danno, e devo dire che si sentono. Ora, ho visto anche molta gente preferire lui a Rosé Zenkai, e posso concordare. Allora, Rosé nel future è sicuramente un altro personaggio, perché ha parecchi danni di strike e poi al line up serve assolutamente il rosso, quindi ci rientra bene. Invece nel God Key è tutta altra storia, diciamo che qui dentro non è poi così forte come nel future, poi forte. Nel future è ok, nel God Key diciamo che è un po' scarsino. E inoltre Goku è già una scelta rossa che vi porta anche utility, cosa che manca alla lineup. Non l'ho ancora mai provato questa prima volta che lo provo a 14, vediamo se sarà affidabile come personaggio. Allora, qui intanto sta attaccando il mondo, come vedete non prende danni. Ora ok, ci stanno facendo delle combo Gogeta Blu, colore a sfavore e Vados che non è proprio il massimo dei danni. Però davvero non stava subendo niente. Qui mettiamo Goku Kaioken su Rising Rush. Voi non fatelo a casa. Io lo faccio perché è lo showcase. Vediamo se la tank, visto che... No, mi sa che muore. Ripperoni. Ok, ci tocca clacciare. Ok, per fortuna qui andiamo in combo. Vegeta Blue anche, peccato perché il personaggio a me piace tanto, cioè alla fine è abbastanza semplice, però ha i suoi danni, è abbastanza buono per essere free to play. Colore sbagliato perché c'è già Beerus, poi nel Vegeta Clan ci sta Trunks, quindi ha poca giocabilità. Però intanto i Blue Boys vengono esplosi, però dobbiamo clutchare proprio con i due personaggi free to play. Ok, dai qui danni comunque. Questo è Gogeta Blu Red Stellato. Non male, non male. Mettiamo Goku. Ah, ho messato qua. Va bene. È peccato perché ho usato prima la main. Sennò qua mi curavo, prendevo la sfera. Velocizzavo il farm di Rising Rush. Però vedete, ci subisce davvero pochissimi danni, ragazzi. Ok, per fortuna che non ci sono cascato. Vai. Oddio, qua riesco a fare la kill? Tocca vedere di blast quanto faccio. No, ok. La kill non la prendo, però intanto ci setappiamo e facciamo i nostri danni. Ok, direi buonissimo. Ancora l'ultimate in mano. È stato bravo Rip. Rip Goku, qua deve clutchare Vegeta. Allora, in teoria rientriamo che siamo ultra buffati, perché Goku ha appena preso una marea di carte. Perfetto, tu muori. E ora siamo 1v1 contro Vados, che per carità è verde, però secondo me Vados possiamo affrontarla. Belli danni, eh. Sta facendo bei danni, questo è il colore a sfavore, ragazzi. Buono, vediamo se riusciamo più che altro a tankare. Non ci ha fatto quasi niente. Lo sapete che forse la portiamo a casa? No, dai, non ci credo. Vediamo i danni che fa. Ma secondo me la portiamo a casa. Cioè non sto vedendo chissà quali danni. Ci vorrebbero tipo... Boh. Altre due combo come minimo. E forse la finiamo anche, vediamo. Poi ci curiamo con le carte, quindi. GG.
Ok, siamo contro Future con doppio Rosé, trasformabile e Zenkai, e poi Trunks LF. Ecco, chissà quando faranno mai lo Zenkai di quel Rosé verde. Tanto, conoscendoli, rovinerebbero anche quello, però speriamo di no. Entriamo in combo subito con Vegeta, che fa davvero un sacco di danni, sta picchiando un botto sto showcase. Si sentono le 14 stelle. Ok. Mamma mia, Trunks è esploso, qua gli entra il gauge, quindi dobbiamo resettare il fight. Allora, facciamo così, ho preso anche il timing qui. Entriamo in combo e... oddio, non so se uno è morto, ora dipende da farmi resin crash. Intanto, peschiamo carte su carte. Oddio, è vero, c'è la... la unique che aumenta il costo delle carte, che è fastidiosissima. Soprattutto per uno come Goku Kaio, che già le blast aumentate di costo. Quest'altro PV, ok. Allora, pensavo mettesse Rosé, e invece no. Qui ha quittato? Non mi sembra, eh? Non mi sembra che abbia quittato. Ora lo scopriamo, però non credo proprio. Allora, qui c'è il primo morto, perfetto. Facciamo così. Non credo, penso che questo sia lui. Sì, 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 questo è lui, nessun quit. Tiriamo il Resin Crash e finiamo Rosé Verde, infatti c'è il forfè. Ok, la NAP è molto esotica, abbiamo Gogeta 4 come leader dentro un God Key con i Blue Boys e Rosé Zenkai. Ora spuntano questi Rosé Zenkai perché finalmente la gente può portarlo a Zenkai 5, Zenkai 6, Zenkai 7. Ha fatto 998, molto bene. Mi ha distrutto, mettiamo subito in cover Goku. E poi una bella combo questa di Goku Kaio e Goku Red, perché distruggono continuamente le special dell'avversario, quindi... per esempio un Gogeta Ultra farà molto fatica a tirarvi tutte quelle special, ma anche i Blue Boys, vedendo vedere. Ok. Niente, qua mi devo subire la combo. Special move? E special move sia. Ok, qua dobbiamo stare attentissimi alla special dei Blue Boys, infatti switchiamo subito, calmo. Vabbè, intanto ci prendiamo la sfera. Peccato che non abbia preso il timing, però almeno non è entrato in combo. Assolutamente non lag questo. Cioè, invece del blast è andato tutto dritto, ok. Buona questa special, molto buona. Ora vediamo se riusciamo anche a entrare in combo, invece no. Entra con Gogeta 4, ok. Ma posso tankarla con il mio muro. Gli ha fatto, boh, metà HP, vanno benissimo, considerando che l'ha ulti di Gogeta 4. Ora rientriamo un attimo in combo, qui c'è Rosé, magari... ecco, sì, bravissimo, abbiamo reso in crash, bello pronto. Ora, chi sacrificherai? Rosé o i Blue Boys? Ok, perfetto. Ha deciso di far crepare Rosé. Ok, per un attimo pensavo che non morisse, invece, per fortuna, è esploso. Adesso, calmi. Ah, peccato. Calmi e poi tiro la special. Va bene, Kill. Tranquillo. Però guarda, guardate quanti incassa Goku. È un muro. Letteralmente un muro. Perfetto. Combo entrata dei Blue Boys. Con metà HP siamo rimasti in vita. Allora, non rischiamo. Facciamo così. Oh, almeno qua ho preso il timing. Ringraziando il signore. Andiamo.
Allora, faccio questa cosa perché ho paura della cover di Gogeta 4, peccato. Peccato davvero. Però possiamo ammazzarlo, la special. Servirebbe un altro perfect. Allora, se rifà 998 come prima ci... No, ok, perfetto, stavolta abbiamo vinto e allora mi dispiace. Aspettavo solo questo, aspettavo solo questo. E allora questa qua è una bella killozza, guarda. Potrei anche ammazzarti senza te all'ultimate. Perché ho due verdi in mano, però ora vediamo, eh. No, serve l'ultimate, esplodi. Ok, 3v1, penso che il game sia praticamente finito. Devo solo gestirmela, sì, il game è finito. GG. Ok, siamo contro una delle miliardi di varianti del God Key con Beerus, Rosemasu e Rose Zenkai. Ormai le sto beccando tutte. Poi se becco altri team sono o Loi o Fusion, ma di solito solo con player che magari stanno tryhardando. Sono godly player con tantissime stelle, anche perché non so, proprio bassissimo di RP. Se no becco God, che ormai è il team che ha più spopolato. Il Monopurple invece è scomparso. Ora, per fortuna o per sfortuna non lo so, però è scomparso, anche perché ho provato a rigiocarlo. Ed è un po' una tragedia, visto che Goku Ultra letteralmente lo bullizza. Poi anche il Loe, da quando Frieza Full Power ha preso il secondo platino, è diventato un inferno quel matchup. Perde anche contro il Green Green Yellow, ha sempre avuto difficoltà contro un bel Fusion. Quindi diciamo che è cominciata l'ascesa del Monopurple. Ora sta calando a picco. Se magari prima di Goku Ultra stava cominciando a perdere colpi, ma era giocabile. Ora sì, è sicuramente giocabile, ma non è top tier a parer mio. E lo dico a malincuore perché mi era appena farmato tutti gli equipaggiamenti 0 a più. Però, rip, va così, è il meta di Legend. Come vi dicevo, i monocolor difficilmente hanno vita lunga su questo gioco. Ora ci sono il miracolo dei Blue Boys, perché hanno quella meccanica del tag switch, che è peculiare al personaggio, ma senza di quello non durava più di una settimana, penso. Un po' come lo è stato per i vari mono blu, mono green, tutta sta roba qui. Ok, Vegeta blu. Cioè, alla fine, questo Vegeta, boh, sta facendo danni allucinanti. Almeno nei vari game che ho fatto, ora non so quali entreranno in questo video, ma ha fatto davvero bei danni. Poi sto cercando di non far fare tutto a Goku Ultra, anche se in questa partita lo sta facendo uguale, ma vabbè, capita. Che Beerus esplodi e mi sa che rimane solamente... ma è morto proprio, non pensavo. Non pensavo che lo shottasse in questo modo. Rimane solo Rosemasu, curiamoci. 40% di self heal atomica, visto che siamo praticamente full HP, anzi, senza praticamente. Siamo full HP. Bei danni, mi ha praticamente curato. Ok, perfetto, qua mi sa che entriamo anche in combo, non ha più il vanish. Ma c'è il forfè. Ok ragazzi, lo showcase termina qui. Questi due personaggi per essere free to play sono davvero ottimi. A 14 stelle e con i buff del tier system sono più che giocabili nel vostro team e per esempio prendere una top 10.000 con loro non è poi così infattibile. Goku secondo me rientra come main spot di colore rosso, anche se adesso la più giocata è Green Green Yellow. Vegeta purtroppo ha meno spazio per vedere il suo colore, però è assolutamente valido. Io vi saluto e ci vediamo domani con un prossimo video.